L'esercito siriano ha rotto l'assedio di Deir Azor, ultimo bastione ISIS nell'est della Siria. Le forze governative siriane martedì mattina si sono fatte largo fino alla base 137 grazie al preventivo lavoro di sminamento dei militari. Si tratta della prima breccia aperta dalle forze lealiste sostenute da Russia e Iran nelle difese dello Stato islamico nell'area urbana della città. Ricca di petrolio, la perdita di questo bastione dovrebbe far suonare il campanello d'allarme dei jihadisti. Questo importante risultato ci aiuta a elaborare una trasformazione strategica nella guerra contro il terrorismo, confermando la capacità dell'esercito arabo siriano e dei suoi alleati e la sua determinazione a sconfiggere il terrorismo. La città, che oggi conta più di 100.000 abitanti, è sotto assedio dal 2013. Divisa in due parti, dal luglio del 2014 l'ISIS ne controllava il 60%. La seconda enclave governativa, dove si trova l'aeroporto militare, è ancora sotto assedio.